Prepariamo insieme i tarallucci al caffè. Ricetta senza uova, senza latte e senza burro. Versiamo nella ciotola la farina, lo zucchero, il lievito per dolci e un pizzico di sale. Aggiungete l'olio poco alla volta, sempre continuando a mescolare. Va bene sia l'olio extravergine di oliva che l'olio di semi di girasole. Iniziate ad impastare aggiungendo il caffè. Il caffè dovrà essere amaro e tiepido oppure freddo. Naturalmente, per preparare questi biscottini potrete utilizzare anche il caffè decaffeinato. Quindi trasferite il composto sul piano di lavoro e lavoratelo fino a quando non risulterà liscio, omogeneo e sodo e non appiccicoso. Basteranno pochissimi minuti. Coprite e lasciate riposare per almeno mezz'ora. A questo punto prelevate dei pezzi di impasto e ricavate dei filoncini. Divideteli e realizzate delle ciambelline. Così. Continuate fino a quando non avrete esaurito tutto l'impasto. Quindi sempre cordoncino, ciambellina e chiusura. Intingete ogni biscottino nello zucchero semolato o nello zucchero di canna. Trasferite i biscottini su una teglia ricoperta di carta forno e se volete aggiungete anche dei chicchi di caffè. Quindi cuocete in forno statico a 180 gradi per circa 15-18 minuti o in forno ventilato a 170 gradi per lo stesso tempo. I biscottini dovranno risultare fragranti, leggeri e dorati. Così. Questi sono i biscottini appena sfornati. Lasciateli raffreddare e quindi conservateli in una scatola di latta o di vetro. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!